Buongiorno raga, allora sono le 12 e ho mangiato e adesso stavo per andare a Baselga perché praticamente un'amica di mia mamma sta venendo in dentro, quindi diciamo che si sono organizzate di fare una bella passeggiata del lago. Quindi sì, io adesso l'accompagno a Baselga, però poi non lo so se resto a fare la passeggiata o meno. Comunque mi ci vorrebbe anche a me una bella passeggiata. E il mio ragazzo invece sta a casa, si guarda il film come sempre. E niente. Ok raga, allora. Non so esattamente che ore sono perché ho il telefono morto, quindi boh. Penso che siano le 2. E niente, siamo stati a mangiare la pizza, appunto con l'amica di mia mamma che si chiama Speranza. E adesso sono venuta a prendere la macchina perché loro sono dall'altra parte, tipo 1 chilometro, me la sono fatta tutta a piedi. E niente, adesso prendo la macchina, vado a prenderle e andiamo a casa, che appunto la sua amica vuole salutare anche papà, insomma, perché sa che comunque non sta bene. E niente, dopodiché penso che vada a casa con la corriera, perché abita a Trento, quindi sì. E niente raga, quindi ci vediamo a casa perché purtroppo non ho fatto i vlog mentre eravamo a mangiare la pizza, appunto perché c'era anche l'amica, insomma non so se vuole essere registrata, vabbè. E niente, allora ci vediamo a casa. Bye. Ciao raga, allora, siccome ho visto alla TV che stasera daranno Il Piccolo Principe, e allora volevo parlarvi appunto di questo libro qui. Il Piccolo Principe è uno dei libri primi proprio che, diciamo, ho letto. Infatti questo libro è da quando avevo, penso, 9 anni, perché è della quarta elementare, quindi sì. Mi ricordo che questo libro l'ho letto in classe, la maestra, comunque la prof, ci faceva leggere nell'ora di narrativa questo libro, pian pianino ciascuno, insomma. E diciamo che mi è piaciuto. Però, insomma, adesso che sono cresciuta, trovo che questo libro sia abbastanza, non lo so, abbastanza ridicolo. Perché è troppo fantasy e a me le cose fantasy non mi piacciono, cioè nel senso non, no. Poi appunto questo libro parla appunto di questo piccolo principe che insomma va a viaggiare un po' a tutti i pianeti lì vicino, non so cosa fa, non me lo ricordo più, e insomma racconta di sta storia e di cosa fa sto piccolo principe. E niente, sinceramente non mi ricordo neanche come fa a finire la storia. Sì. E quindi sì, volevo parlare di questo libro. E niente, spero che quello che dicono la TV del film, non ho capito se è un film o un cartone animati, spero che sia bello, perché a me mi piacciono di più i film di che i libri, quindi spero che sia bello. E niente, allora vi leggo un po' questa cosa dietro, di cosa parla. C'è scritto: 6 anni fa abbiamo un incidente col mio aeroplano nel deserto del Sahara. Qualche cosa si era rotto nel motore e siccome non avevo con me né un meccanico né dei passeggeri, mi accinsi da solo a cercare di riparare il guasto. Era una questione di vita o di morte, perché avevo acqua da bere soltanto per una settimana. Potete immaginare il mio stupore di essere svegliato all'alba da una strana vocetta. Mi disegni per favore una pecora? E fu così che feci la conoscenza del piccolo principe. A 50 anni dalla pubblicazione negli Stati Uniti del libro Il piccolo principe, è divenuto un long seller internazionale, un testo chiave di formazione. L'autore era un aviatore e un umanista. Adorava volare e si interessava agli uomini.
Qualche mese dopo l'apparizione del suo capolavoro, scomparve in aereo sul Mar Mediterraneo. Ma la favola del ragazzino dei capelli d'oro continua. Boh. Non so, sono uscite altre parti del piccolo principe. Poi, visto che ci sono anche i grandi che leggono sto libro, sinceramente io trovo che sia molto per bambini. Però, boh, non lo so, ditemi la vostra. Oddio, ci sono delle scritte. Sì. C'è scritto qualcosa qui. Aspetta che vi leggo. Ho scritto non rimandare a domani quello che puoi fare oggi. Curiamo quotidianamente i semi buoni. Sì, ok. Però ogni capitolo ho scritto qualcosa in effetti. Con la scuola, sapete, no? Al terzo capitolo ho scritto. Dove cavolo? Cosa ho scritto? Aspettate. I grandi pensano sempre ai numeri. Più che altro pensano sempre ai soldi, non ai numeri. Vabbè. Il sesto capitolo, niente. Il settimo ho sottolineato. Ma perché sottolineavo? Mi spiegate? Cioè, io non lo so perché sottolineavo. Forse ci faceva fare così la maestra? Boh. Se qualcuno ama un fiore di cui esiste un solo esemplare e milioni di stelle, questo basta farlo felice quando lo guarda. Sembra quasi una storia d'amore. Solo a me sembra una storia d'amore. Cioè, immaginate il fiore che sia una ragazza. È una storia d'amore. Non lo so. Poi il libro è bello che ci sono anche i disegnini. Quindi, come vedete, i disegnini. Quindi è strano, carino. Però, insomma, non è il mio genere di libro. Insomma, troppo fantasy. E niente, se volete leggerlo. Potete leggerlo, prendetelo in biblioteca, compratelo, non lo so, e leggetelo. Sinceramente io non, da quella volta non l'ho più letto perché non mi ispira proprio. Vabbè, spero che il film sia migliore e magari dopo che cosa vi faccio? dopo semmai vi faccio sapere com'era il film e cosa ne penso del film. Ecco, e niente, fatemi sapere giù nei commenti se anche voi avete visto il film e cosa ne pensate e se avete letto il libro cosa ne pensate, soprattutto se volete comprarlo, perché volete comprarlo. E così via, insomma, scrivetemi giù nei commenti così mi tenete in compagnia. E niente, raga, spero che vi sia piaciuto questo vlog, anche se è un po' a casaccio. E niente, noi ci vediamo stasera per il film e non vedo l'ora di vedere com'è. Sono curiosa. Cioè, anche se il libro non mi ispira, sono curiosa del film. Già, che cosa strana. Non guardi il film. Perché? A cagare. E come fa a cagare? Poi non abbia. Fa più cagare di quello di Italia 1? Vabbè, no. Sì, prima abbiamo visto un film. Oddio, non era un film, era un cartone animati. Che faceva cacare. Si chiama Piccolo Principe. Si chiama Il Piccolo Principe, però non è uguale al libro, cioè. Schifo. Sai che vuoi? Hai detto che non guardi il film, bugiardo. Oh. 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 Hai detto che non guardi. Vabbè, dai, noi guardiamo il film e poi dormiamo. Dormiamo dopo, sì o no? Io sono stanco. Vabbè, raga, pollice in su. Iscrivetevi, seguitemi su Instagram, link in descrizione. Saluto, dai. Non voglio salutare mai. Perché non saluti mai? Almeno ciao, buonanotte. Di qualcosa, dai. Stanco.